l'agricoltura, il consumatore ha bisogno di essere informato. Noi dobbiamo far sapere al consumatore cosa stiamo facendo per lui e soprattutto come lo facciamo per lui. L'Italia ha bisogno come il pane di scienza e ricerca, purtroppo si investe ancora troppo poco. Scienza e ricerca non solo salvano la vita, ma sono fondamentali per tutti gli aspetti che ci riguardano e che riguardano anche l'agricoltura. Non solo non bisogna averne paura, bisogna sempre di più riuscire a portare questi argomenti, questi dibattiti nei luoghi popolari, in mezzo alla gente comune, a chi è curioso, a chi semplicemente vuole conoscere qualcosa di nuovo. Questo festival è un format importante perché riesce a far questo. La scienza deve farsi comprendere da tutti e credo che sia anche importante per quando si parla di cibo, di alimentazione e di agricoltura che si spieghi alla gente cos'è l'agricoltura, perché mentre in passato tutti lo sapevano perché una larga parte della popolazione era impegnata in attività agricole, oggi molti non sanno cosa sia l'agricoltura e come si faccia agricoltura. Una cosa che dobbiamo spiegare è che l'agricoltura non è solo nostalgia dei bei tempi andati, l'agricoltura di oggi è tanta tecnologia, tanta innovazione e grazie a questo ci porta cibi più salubri, migliori e a prezzo più basso. La scienza è fondamentale in tutti i settori, non solo nel settore dell'agroalimentare, saremmo ancora all'età della pietra se non avessimo sicuramente cavalcato l'innovazione in tutti i campi. Oggi più che mai, con l'aumento della popolazione sempre più pressante, sempre più forte, c'è bisogno di cibo sempre in maggior quantità, ma soprattutto cibo sano. Oggi il tema della scienza viene visto un po' ancora sotto un punto di vista dell'oscurantismo, si ha paura del futuro, del progresso, invece noi dobbiamo cogliere il meglio che oggi la scienza dà e soprattutto quelli che possono essere gli effetti della scienza sull'agricoltura, un'agricoltura sempre più sostenibile, un'agricoltura sempre più rispettosa dell'ambiente, un'agricoltura che sempre più va vicino a quelle che sono le attese dei consumatori, quindi un prodotto più naturale, più sicuro, con meno utilizzo della chimica. E ci rimane comunque la voglia di scoprire e di guardare il futuro e di ascoltare i ricercatori, la ricerca e la scienza che ci deve assistere.